Sì, Presidente, se me ce lo consente, pensavamo di trattare un attimo in modo generale la questione preliminare che viene presentata e prospettata da diversi dibattiti, tra cui anche appunto se lei lo ritiene. Sì, se non altro perché appunto la distinzione, vabbè, sì, possiamo fare comunque, preferisce che seguiamo quest'ordine incolpato o incolpato? No, per questo volevo trattare è una questione perfetta, assolutamente, si attaglia benissimo anche alla posizione specifica. Allora, tra le richieste che vengono fatte vi è quella appunto di rinvio dell'odierna udienza in attesa della possibilità di conoscere decisioni che verranno assunte al collegio di garanzia del CONI, che è stato investito di una serie di corsi, cosa che ovviamente potesse nel tribunale ben sta meglio di questo ufficio, in ordine alle sentenze, alle pronunce della Corte Federale d'Appello riguardanti appunto il tema della ordinatorietà e prudenza dei termini e la conseguente procedibilità o non procedibilità dei deferimenti presentati alla Corte Federale. Nel caso di specie, fermo restando che ovviamente ogni valutazione ultima sul punto è demandata a questo onorevole tribunale, ci permettiamo soltanto sommessamente di far rilevare come a nostro avviso questa pronuncia attesa da parte del Collegio di Garanzia in questo procedimento specifico non avrebbe nessuna incidenza pratica, molto semplicemente perché in quella sede, come ben sapete, si verte del tema generale ordinatorietà e perentorietà dei termini in prima battuta e in seconda battuta della decorrenza del termine entro il quale appunto formulare la comunicazione conclusiva delle indagini e successivamente il deferimento. In questo procedimento che oggi ci occupa risulta a questo ufficio, e ovviamente riteniamo che sia dimostrato in atti, che la Procura ha rigorosamente osservato entrambi i termini in questione, sia quindi i 20 giorni previsti per la formulazione e la comunicazione conclusiva delle indagini, sia il termine di 30 giorni per il successivo deferimento, e che l'abbia fatto peraltro non adottando come momento iniziale, quindi come IS a quo, come momento a quo, quello relativo all'ultima delle notifiche in ordine di tempo e quindi conseguente decorrenza per presentare memorie o perché di essere auditi, ma con riferimento a tutte le singole notifiche dei soggetti oggi incolpati. In sostanza, questo termine dei 20 giorni prima e dei 30 giorni prima sarebbe stato pienamente rispettato dal primo all'ultimo dei soggetti attualmente incolpati. Questo appunto varrebbe quindi a... vale per tutti e serve soprattutto a evidenziare come una qualsiasi decisione dovesse essere prodotta dal Collegio di Garanzia non avrebbe comunque alcuna rilevanza pratica, alcuna incidenza pratica nel procedimento che ci occupa. Diversa la questione, anche qui sarò estremamente sintetico, ci provo almeno Presidente, diversa la questione relativa al momento dal quale alcune delle controparti intendono invece far decorrere i 20 giorni per la comunicazione conclusiva dell'indagine, perché si assume che quale termine non sarebbe decorrente dal momento finale fissato normativamente per il compimento dell'attività di indagine, eventualmente prorogato una o più volte, ma dall'ultimo atto di indagine compiuto dalla Procura Federale. Su questo punto facciamo due osservazioni, ovviamente oppositive a questo ragionamento che viene formulato. La prima è di carattere meramente pratico, cioè facciamo rilevare come nel caso di specie il termine che si assume come termine, o meglio, la data che si assume come data dell'ultimo atto di indagine è in realtà una data in cui la Procura Federale aveva rivolto una richiesta di acquisizione di documentazione all'autorità giudiziaria ordinaria, aveva avuto una risposta interlocutoria in termini di messa a disposizione di questa documentazione che poi è materialmente
stata acquisita al procedimento, pervenuta, acquisita e appunto trasfusa negli atti del procedimento, addirittura in una fase successiva alla scadenza del termine delle indagini, cosa che ovviamente il codice comunque consente per tutti gli atti che provengono appunto dall'autorità giudiziaria ordinaria in ogni tempo. Quindi già il presupposto di fatto che le controparti vogliono far valere a nostro avviso è destituito di fondamento, nel senso che l'ultimo atto di indagine non è antecedente al termine che comunque era stato fissato dalla norma, sia pur prorogato, per il compimento dell'attività interna. Più in generale riteniamo però che la norma, per come è costruita, preveda una decorrenza del termine di 20 giorni per la formulazione e la comunicazione conclusiva di indagini, che deve necessariamente decorrere dal momento ultimo utile per il compimento di qualsiasi atto di indagine. Lo abbiamo ovviamente sostenuto e non vorrò ripeterlo qui per non tediare ovviamente potesse onorevole tribunale, l'abbiamo sostenuto sempre dinanzi a voi in altre sedi, siamo perfettamente consapevoli che c'è una pronuncia da parte di potesse onorevole tribunale di segno diverso, ci risulta, Presidente, peraltro sul punto, che la Corte Federale d'Appello con una recente pronuncia del 25 gennaio del 2017, questa credo che serviranno, comunque la 95 del gennaio 2017, ci risulta che appunto abbia riformato quella pronuncia di primo grado, quindi la questione evidentemente è ancora da questo punto di vista aperta. Riteniamo comunque che anche in questo caso quella vicenda non troverebbe, diciamo, l'appiglio da un punto di vista fattuale e sostanziale. Ultimissima considerazione che faccio sul punto è quella riguardante il fatto che comunque il giudizio che è attualmente fissato per la prossima settimana dinanzi al Collegio di Garanzia non riguarda questa diversa e ultima vicenda trattata, ma più in generale il discorso per l'attualità ordinaria, che in ogni caso quindi non potrebbe fornire, tornando al primo punto, alcuna risposta utile alla definizione di questi procedimenti. Quindi sul punto ci rimettiamo alle valutazioni di questo onorevole tribunale. Facciamo rilevare la, a nostro modesto avviso, totale irrilevanza e indipendenza di quella decisione rispetto al procedimento che qui ci occupa. In ultima istanza facciamo comunque rilevare che un rinvio porrebbe a serio rischio il rispetto dei termini di base dei 90 giorni del primo grado di giudizio. Ecco, sul punto però, Presidente, proprio in merito alla sospensione, dobbiamo registrare una recente pronuncia della Corte Federale d'Appello che ha invece appunto disconosciuto la possibilità di una sospensione in un caso assolutamente analogo a quello che ci occupa, e in quel caso quindi ritenendo che non fosse un'ipotesi di sospensione tra quelle contemplate dai due codici di giustizia sportiva, PGC e CONI, ha dichiarato l'improcedibilità del procedimento. Quindi anche su questo ovviamente facciamo rilevare come un rinvio porrebbe veramente a serio rischio anche il rispetto dei termini di fase, e quindi come ultima e subordinata ipotesi chiediamo che un rinvio di questo genere ovviamente avvenga entro i 90 giorni, confisazione d'udienza, entro i 90 giorni che a noi risultano decorrere e spirare il 15 marzo prossimo. Per quanto riguarda, passiamo allora al profilo di merito sempre, allora passo la palla, si direbbe. Brevemente delle deduzioni che comunque si pongono in ottica controproduttiva rispetto a quello che è stato sostenuto, se possibile, per evitare di dover poi eventualmente controdurre a seguito della discussione di persone, se è consentito. Anticipo così per economia. Allora, sostanzialmente le difese della Rini sostengono che abbiamo allora, per quanto attiene alle dichiarazioni sulla base delle quali la Procura Federale ha inteso attribuire la responsabilità alla Rini, cioè le dichiarazioni di Alfonso Antonio e P. di Luca, all'avviso dell'ufficio le stesse costituiscono assolutamente un riscontro probatorio sufficiente per l'affermazione della responsabilità del Rini in questione. In particolare si ritiene che le stesse si riscontrino reciprocamente e che siano a loro volta riscontrate da tutti gli atti investigativi che sono pervenuti dalla Procura della Repubblica, che consistono in intercettazioni telefoniche ambientali e in localizzazioni di celle telefoniche,
Orbene non si rinviene alcun elemento in atti e neanche la difesa lo ha fornito che possano consentire di ritenere che sia la Curzio che il Pini possano aver avuto qualche ragione endogena che li possa aver indotti a riferire circostanze non verifiche circa la posizione della Dini. In particolare l'ufficio chiaramente si è concentrato su quella circostanza che è stata raccontata dal Pini, che ha visto come protagonista il Millesi e la Rini medesimo. Un minuto e concludo, se possibile. In questo caso non lo ritiene l'ufficio che il Millesi abbia avuto alcun tipo di ragione per poter riferire a Pini una circostanza non veritica. Tra l'altro la genuinità si capisce dal fatto che era un colloquio tra due persone implicate nella stessa vicenda, tra virgolette, disciplinarmente rilevante. Quindi in questo senso le dichiarazioni del Pini sostanziano quella che è l'accusa della Procura federale, che è un'imputazione, per quanto riguarda la messa denuncia, a nostro avviso non possono essere messe in discussione sotto il profilo di attendibilità estrinseca e intrinseca, in quanto ci sono gli scontri oggettivi sia delle dichiarazioni dell'accusa che delle attività di indagine della Procura della Repubblica. Quindi in questo senso concludiamo con l'affermazione di responsabilità della Dini per l'erogazione delle sanzioni di lui. Sì, chiediamo 6 mesi di squalifica e 30.000 euro di ammenda. Allora, sulla questione di carattere generale, abbiamo scritto, abbiamo risentito adesso le cose. Sulla replica, se mi consente, a quanto sostenuto in questa sede dal procuratore federale. Noi riteniamo che proprio in questo caso, ancora più degli altri, sia stato violato e disposto l'articolo 32 ter. 4, in quanto la conclusione delle indagini è stata notificata ben oltre il termine di 20 giorni espressamente previsto dalla normativa, ma non solo al 38,6, ma per quanto ha riferito il procuratore Vicario in merito al fatto che dovrebbe essere considerato il momento in cui riceve l'atto dalla Procura della Repubblica, la Procura federale, allora mi pare sin troppo semplice argomentare che se passasse questo tipo di affermazione non ci sarebbero più termini, e faccio un caso specifico riferito a questa particolare fattispecie. Il 13 settembre la Procura federale chiede alla Procura della Repubblica un dato sulla raccolta scommesse per la gara Modena. Quando è stata fornita dalla Procura della Repubblica alla Procura federale e a noi addirittura l'ultimo giorno utile per le memorie è stato il martedì scorso, quindi parliamo di 3 giorni o solo. Quindi se fosse valido il ragionamento e la tesi suggestivamente ben articolata dal dottor Tornatore, i termini diventerebbero completamente inesistenti. Quindi io mi riporto a quelle che sono le conclusioni chiedendo la sospensione, e noi, al di là di quanto sostiene la Corte federale in questa delibera testé citata, noi non abbiamo limiti, chiediamo che venga sospeso, e siamo disposti anche ad una precisa dichiarazione scritta che ci impegniamo a rispettare le vostre decisioni sulla sospensione dei termini, al di là della decisione, anche per iscritto, e chiediamo anche che venisse a verbale, che mai eccepiremo una violazione dei termini per estinzione del procedimento. Lo dichiariamo, va bene? Anche per iscritto, anche per nel merito sulla sanzione. Poi chiediamo anche un rinvio dell'esame del merito. In quanto c'è pervenuta lunedì la notifica dell'integrazione degli atti, che poi mentre abbiamo fatto la richiesta sono stati notificati martedì, cioè l'ultimo giorno utile per il deposito delle memorie difensive. Quindi è una chiara lesione del diritto di difesa. Quindi anche per questo chiediamo un rinvio dell'esame del merito della posizione. Va bene, brevemente, perché questa è un'altra questione che si è introdotta, perché è una doppia istanza di rinvio a questo punto, perché sul primo punto, ripeto,
Esatto, tra l'altro solo per amor di chiarezza, ovviamente l'esempio che è stato fatto con riferimento all'acquisizione della documentazione dell'autorità giudiziaria ordinaria era solo un esempio che serviva a stressare proprio il ragionamento opposto, nel senso che non ci sogneremmo mai nelle acquisizioni successive allo spirale del termine di indagini preliminari di far decorrere il termine per la CC dal momento ovviamente in cui ci perviene quella documentazione. È chiaro che quello è il termine ultimo, era solo per far intendere che prima di quel termine però non si poteva individuare in questo specifico caso un ultimo atto di indagine, perché sarebbe stato sulla seconda eccezione, proprio perché la norma facoltizza l'acquisizione di documentazione appunto proveniente dall'autorità giudiziaria ordinaria in ogni tempo, riteniamo che un eventuale rinvio ovviamente dovrebbe essere valutato solo con riferimento all'impossibilità delle difese di svolgere adeguatamente il loro compito. Nel caso di specie riteniamo che da quella documentazione anche il termine residuo potesse in questo senso essere un termine congruo. Se questo onorevole tribunale ritenesse invece che fosse un termine eccessivamente ridotto in relazione alla documentazione ulteriormente prodotta, un rinvio ancora una volta dovrebbe essere evidentemente contenuto nel minimo possibile per non correre quel rischio, fermo restando che sarebbe un rinvio in questo caso a richiesta della difesa e quindi in questo caso secondo noi potrebbe ricorrere l'ipotesi che dà luogo a una sospensione sul fatto del termine congruo. Avete il documento, non ti poggiorno utile, però ancora anche per questo sono direi che lei sostenesse i contratti, però cosa la definire anche di noi se sostenessimo la stessa cosa. Grazie, Biancolino Raffaele. Per Biancolino ci riportiamo all'atto di deferimento, non essendo stato introdotto diciamo elementi nuovi se non in relazione all'attendibilità dei collaboratori, e quindi arriviamo direttamente alle sanzioni richieste, 6 mesi di squalifica e 30.000 euro di ammenda. Sì, per quanto riguarda la questione preliminare, voglio soltanto però precisare una cosa, perché riguardo l'intervento del dottor Tornatore, il quale ha fatto, se ho ben capito, ha fatto intendere che comunque il DSA quo dovrebbe sempre e comunque decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini, e non è così, perché la norma, il 32 ter 4, dice un'altra cosa, dice: il procuratore federale entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, cioè dalla reale conclusione delle indagini, cioè le indagini possono finire in 15 giorni o in 60 giorni, ma il problema non cambia di una virgola. Benissimo, perfetto. Quindi da questo punto di vista noi riteniamo che non sia un termine normativo, ma soltanto ecco, una questione da rilevare caso per caso. In questo caso l'ultimo atto di indagine è proprio quello del 15 di settembre, e quindi i termini sono abbondantemente scaduti, non c'entra la notifica alle singole parti, perché noi abbiamo preso come termine ultimo quello della conclusione indagine, cioè precedentemente a tutto, come se fosse stato notificato lo stesso giorno. Le due tesi sono chiarissime. Perfetto, grazie. Per quanto riguarda la posizione sostanziale, Biancolino è un fantasma in questo procedimento, cioè non dovrebbe proprio esserci, non è da nessuna parte citato, non è citato dai collaboratori di giustizia, non è citato da coloro che vengono ascoltati sia in sede penale che in sede sportiva, per cui praticamente è un'entità astratta, e da questo punto di vista quindi non si riesce a comprendere perché Biancolino faccia parte di questo procedimento, non c'è un solo elemento a carico e quindi va prosciolto. Grazie. Grazie. Castaldo Luigi. Anche in questo caso, Presidente, non essendo è sempre a me sembrava però finta di dico allora ci deve essere qualche elemento nuovo perché avevo letto la memoria. Ovviamente ci riportiamo all'atto di deferimento e ti diamo anche in questo caso 6 mesi di squalifica e 30.000 euro di ammenda.
Vabbè, anche ovviamente per quel che concerne le questioni preliminari, anche sulla questione dell'acquisizione tardiva degli atti, eccetera, per cui c'è violazione palese di diritto di difesa di principio del contraddittorio. Per quanto riguarda la questione sostanziale, non possiamo che riportarci alle memorie difensive e sostenere naturalmente la totale estraneità del Castaldo, a carico del quale non sussistono elementi idonei a configurarne una qualche contezza da parte dello stesso di atti fraudolenti relativi alla gara in questione. Per cui da questo punto di vista è evidente che i meri accenni da parte dell'accuso per lo più derelato, compresi poi anche quelli del signor Lucatini, non hanno nessuna rilevanza ai fini probatori e mai potrebbero fondare una delibera di condanna a carico dello stesso. Grazie, signor Presidente, mi consente solo un inciso di 10 secondi, non è in replica, è soltanto una precisazione che avrei voluto già fare. È evidente, visto che è oggetto di istanze di rinvio perché si lamenta una menomazione del diritto di difesa, che la Procura federale ha messo a disposizione del Tribunale e di tutte le parti gli atti da ultimo pervenuti in modo assolutamente tempestivo. No, ma noi non diamo. Li abbiamo ricevuti, li abbiamo esaminati nel fine settimana e versati il lunedì successivo. Era una precisazione doverosa. No, lo so, però giusto per. Va bene, grazie. Izzo Armando. Sì, Presidente, qui mi dovrà concedere qualche minuto in più. Sì. Spero anche alla difesa. Mi dovrà concedere qualche minuto in più. No, più cose ovviamente sono relative al compendio probatorio ulteriore che è stato appunto prodotto, di cui abbiamo parlato fino ad oggi, che quindi ovviamente non è stato oggetto di in qualche modo comunque di elencazione per quanto riguarda il nostro atto di deferimento e non è stato rappresentato nel nostro deferimento. E quindi al di là di quello che è stato il compendio ulteriore che è stato versato in atti, anche in relazione alla memoria che è stata presentata dal difensore Lizzo. L'ulteriore attività svolta dalla Procura della Repubblica che abbiamo versato in atti ha sicuramente dato ulteriore conforto a quanto già descritto nell'atto di deferimento, soprattutto per quanto riguarda la totale attendibilità dei collaboratori prima della Curzio e poi soprattutto per quanto riguarda la posizione di Izzo di Luca Pini e soprattutto anche in relazione alle ulteriori attività che sono state svolte per verificare l'attendibilità di quanto avesse dichiarato Pini. Questo riguarda in particolare sia quello che è stato le risultanze dell'ANS, che credo che diano contezza assoluta dell'attendibilità dell'accurzio per quanto riguardava le giocate. Corrispondono esattamente gli orari, le ricevitorie e gli importi che lo stesso aveva indicato nella sua attività di collaborazione e quindi c'è un riscontro documentale in questo senso e per il resto sono state confermate le dichiarazioni del Pini da ulteriori riscontri non solo dell'attività quantitativa che era già stata versata in atti ma anche dalle dichiarazioni che sono state assunte dal Verdicchio e dal Palermo. Voglio fare veramente un inciso di due secondi in relazione alla strategia difensiva. È versato in atti, e sicuramente voi avrete avuto già modo di esaminarlo, una relazione tecnica riguardante le celle telefoniche che era stata versata dall'avvocato De Renzi per sostenere che in effetti ciò che veniva sostenuto da questa procura, ma ancor prima dalla Procura della Repubblica, non corrispondeva al vero, comunque non vi era un ordine di certezza in quanto poteva Lizzo non trovarsi alla Casareccia, bensì in un posto lì vicino. Noto dalla memoria difensiva che la strategia è sicuramente cambiata, perché nonostante che di fronte a questo ufficio Lizzo abbia mentito, credo che si possa dire senza usare giri di parole, davanti a questa procura che alla Casareccia non c'era mai andato, che a Curzio non lo conosceva, che Corcione non lo conosceva, dopodiché davanti alla Procura della Repubblica, a seguito delle dichiarazioni di Pine, ha in qualche modo riformato la sua dichiarazione e ha confessato sostanzialmente l'incontro avvenuto alla Casareccia. Al di là quindi di questo ulteriore riscontro che è stato dato dalla persona in proprio, al di là appunto di quelli che sono i riscontri documentali, vi è anche l'ulteriore elemento di quelle che sono le conversazioni con il Palermo e con il Verdicchio. Con il Verdicchio si dà atto che il Izzo si sarebbe incontrato con l'Accurzio per prendere quella famosa macchina da andare, penso a voi ben noto, al famoso matrimonio di Bisacane. Quello è un elemento, anche quello contestato da Izzo, che addirittura ha sostenuto di non conoscere affatto il Corcione, che è stato evidenziato dalla polizia giudiziaria e è stato versato appunto con un'ulteriore informativa che è stata prodotta adesso.
Le ulteriori dichiarazioni delle intercettazioni che sono state ben evidenziate dalla polizia giudiziaria, rappresentando quanto tra l'altro fosse allarmato il Palermo a seguito delle SIT che sono anche queste versate in atti, danno proprio conto di come si è sviluppata tutta la vicenda, cioè di come Lizzo insieme a Millesi fossero stati in qualche modo allontanati dalla società, perché comunque vi era un allarme per ciò che era stato posto in essere, tanto che le dichiarazioni, che le telefonate, seppur con il solito linguaggio criptico di Palermo, danno conto, al di là di quelle sue dichiarazioni che sono veramente inverosimili sulle giustificazioni del perché rimproverava Lizzo di aver fatto qualcosa di gravissimo che non si doveva far vedere, non doveva tornare ad Avellino, danno conto di quello che era successo nei giorni precedenti e danno altresì conto che la mancata utilizzo di Lizzo nelle due partite non fosse determinata da un problema fisico al ginocchio come era stato riferito, bensì da un problema molto più grave perché si era preso, diciamo, questo ulteriore elemento. Vado tra l'altro a chiudere, glielo prometto, che questo, diciamo, ulteriore compendio e quindi i riscontri che sono stati effettuati a seguito delle dichiarazioni di fine della polizia giudiziaria sono confluiti in un atto conclusivo anche da parte della Procura della Repubblica Ordinaria, nonostante se ne dolga l'avvocato De Renzis per questa scollatura, diciamo, di procedimenti, in quanto la Procura della Repubblica di Napoli, così come ai vostri atti, nello stesso momento in cui ha prodotto l'ulteriore documentazione a questa procura federale, ha emesso, depositato e notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, 415 bis, nei confronti degli indagati. Questo vado a concludere, quindi, per quanto riguarda le sanzioni, le specifico in relazione ai capi. Per quanto riguarda l'associazione ex articolo 9, 5 anni e proposte di preclusione, più l'illecito aggravato in continuazione, 6 mesi di squalifica ed euro 10.000 di ammenda, più l'illecito aggravato in continuazione, 6 mesi di squalifica e 10.000 di ammenda, totale 5 anni in proposta di preclusione, oltre ad un anno di squalifica e 20.000 euro di ammenda. Comunque abbiamo depositato il cartaceo, così è più semplice. Signor Presidente, ho cronometrato e non perderò un secondo di più. Allora, vedete giudici, la procura purtroppo è molto brava, e adesso, visto che è stato usato il termine mentito, io ne uso un altro, a proporvi in maniera subdola alcune argomentazioni e invece a non proporre delle altre. La linea dell'avvocato De Renzis non è cambiata di un fico secco. La perizia dice delle cose, l'interrogatorio che Pini ha reso davanti all'autorità giudiziaria, siccome sono diversi da quelli resi davanti alla procura, che ricordo è una parte, ovviamente fanno vedere le foto, fanno dei riferimenti, e certamente l'episodio di Millesi che gli fa la sorpresa nascosto gli ha fatto tornare in mente il fatto. Ma c'è un altro particolare che non vi è stato rappresentato. Oggi mi è stato detto che il compendio depositato all'ultimo giorno, al quale io non mi oppongo, io voglio che entri, io mi associo solo all'eccezione dell'avvocato Chiacchio, non chiedo nessun termine. È vero, dice la stessa cifra che ha detto a Corso, però con uno zero in meno. Modena segna gol in casa, totale della scommessa 44.640 euro, perché a Corso ha scommesso su Modena segna gol in casa. 44.640 euro, non i 400.000. E veda, per rispetto vostro, per stare nei 5 minuti, tutte le altre follie logistiche che sono state raccontate, in cui si descrivono degli spietati assassini sanguinari che hanno paura di chiedere a Millesi quanto vuoi, mio fratello era timido, non sapeva, non le dico. Passiamo al resto. Le argomentazioni di Paolo Palermo, che ha preso questo ragazzo a 12 anni, facciamocele raccontare da Paolo Palermo, deferiamolo, ascoltiamolo, perché se ha mentito bisogna deferirlo, ascoltarlo, e allora forse lui spiegherà, non con le deduzioni dei carabinieri, di cui non c'è riscontro, che lui aveva chiesto mi serve un avvocato? Ma ragazzi, ma queste cose avvengono in Cile, se tu le registri, le scrivi, ma è come se io, uscendo da qui, dico, il presidente mi è sembrato che pensasse questo, no. Il presidente ha detto, non mi è sembrato che pensasse, quindi sulle deduzioni della conversazione con Palermo contano meno di zero. Finisco dicendo
che se c'è una cosa, oltre a ciò che è scritto in memoria, che manca è l'attendibilità estrinseca e intrinseca dei due soggetti che parlano solo per sgravare le loro responsabilità. E per quanto riguarda il signor Pini, e ho finito, dopo aver letto tutti gli atti, tant'è che è rimasto agli arresti domiciliari, una per tutte, A finisce dicendo che l'illecito non c'è stato e che secondo lui è stata una truffa di Millesi. Noi qui dobbiamo giudicare gli illeciti, non le truffe, perché loro vogliono traslare gli atti penali qui. No, noi qui dobbiamo capire se Modena Avellino è stata falsata. Per quanto riguarda sempre Pini, finisce dicendo, oltre al fatto che il telefonino scompare, e anche gli sms con Millesi, finisce dicendo, beh, quando vedevo quei due che giocavano, e io sono qui, sicuramente, e questo a casa mia è un motivo di risentimento. Un'ultima considerazione di 10 secondi, Presidente. Mai come in questo caso, siccome io ritengo che la sentenza di Izzo sarà il punto zero, mai come in questo caso voi dovete ribadire due concetti, che loro sono una parte, che in maniera folle decide chi va a processo. Secondo, se passa questo concetto, che due che non si riscontrano in 150.000 possono far dare 6 anni di squalifica, dopo ci sono le direzioni. E ultimissima cosa, per Avellino Regina non dico nulla perché la vostra sentenza di Atalanta Crotone è esplicativa, ma il 17 marzo, quando ci troveremo qui a parlare di Nardi, capitano del Sant'Arcangelo, il problema non è lo scambio di persona, Presidente, il problema è che il capitano, il centrale difensivo, non solo non è stato deferito, ma non è stato neanche ascoltato, come i giocatori della Regina, non ne hanno ascoltato uno. Quindi, chiedo il proscioglimento in subordine, come ho detto, e come le dichiarazioni di Rastelli potrebbero, anche in un'ipotesi accusatoria, farci capire ribadite nelle due sedi, l'ho messa a denuncia perché Rastelli dice... La domenica della partita, Izzo mi chiede di non giocare. Lo dice Rastelli, non Rastelli lo mette fuori. Izzo chiede di non giocare. Ho concluso, signor Presidente. Benissimo, grazie. Millesi Francesco. Sì, Presidente, per quanto riguarda Millesi, noi non abbiamo altro da aggiungere rispetto a quanto evidenziato nel deferimento. Vorremmo solamente precisare, però, in merito all'eccezione che fa l'Avvocato D'Annichiello in relazione alla notifica della CC, non tanto riprendendo tutto il discorso dei termini che abbiamo già percorso, ma che come si sostiene che la CC sarebbe stata ricevuta ben oltre il 10 ottobre, vi è una PEC in atti dalla quale risulta che la PEC è stata ricevuta dall'Avvocato D'Annichiello il 10 ottobre alle 14.41. Ricordo che il 10 ottobre, essendo la scadenza dei termini per le indagini, il 20 settembre era l'ultimo giorno utile, quindi è assolutamente evidente. Per il merito abbiamo già scritto sufficientemente e nella memoria non credo che ci siano particolari rilievi che vanno a sapere. Per quanto riguarda la sanzione, anche in questo caso facciamo una breve analisi. Per quanto riguarda l'associazione ex articolo 9, la squalifica di 5 anni più preclusione, per quanto riguarda l'illecito aggravato in continuazione 6 mesi di squalifica e 10.000 euro di ammenda, e per quanto riguarda il secondo illecito aggravato in continuazione 6 mesi di squalifica e 10.000 di ammenda per un totale di 5 anni di preclusione oltre a un anno di squalifica e 20.000 di ammenda. Presidente, io innanzitutto le devo chiedere il rinvio del procedimento per la seguente ragione, quantomeno della mia discussione. Millesi, diciamo, è l'elemento centrale di questa vicenda. Ora, il diritto di difesa per essere garantito in ogni momento processuale, in ogni momento procedimentale. Soltanto un giorno prima del deposito della memoria sono stati acquisiti dei documenti particolarmente probanti. Io sono riuscito a ritirarli ma non a studiarli.
a lei Presidente e al Collegio è noto che sono stati fatti degli approfondimenti sulla trasmissione dei flussi anomali sulle scommesse, c'è l'audizione di Izzo, ci sono dei riscontri alla dichiarazione degli indagati e c'è il contenuto all'estero della riapertura di alcune utenze cellulari già sottoposte a intercettazione di una serie di contenuti captativi che non sono stati proprio noti alla difesa del Milanesi prima di questo intervento. Ora, la corposità delle prove documentali e soprattutto la rilevanza con riferimento alla posizione del Milanesi rende inevitabilmente incide effetto a una menomazione sul diritto di difesa, nel senso che io non sono riuscito ad interloquire con riferimento alla rilevanza, solo in questo momento apprendo all'esito della discussione del collega che mi ha preceduto che addirittura siccome nella memoria lei l'avrà senz'altro notato, io segnalo che non vi è neanche la prova che sono state effettuate queste giocate, se ho ben capito dalla discussione del collega, anziché effettuare una puntata su un match di 400.000 euro sarebbero stati invece scommessi 44.000 euro. L'ho appreso soltanto adesso, ma solo questo esempio per far capire quanto incide la nuova acquisizione con riferimento alla decisione che... Io chiedo il rinvio anche di alcuni giorni, Presidente, con riferimento alla mia discussione e siccome necessariamente devo interloquire sulle considerazioni fatte dal rappresentante dell'accusa con riferimento alla possibilità della scadenza dei termini, io mi permetto di sottolineare a chi in questo momento mi ascolta che ha notevole esperienza, il diritto di difesa è il diritto principale che occorre tutelare non solo in sede penale ma anche in questa sede. Laddove per una disfunzione oppure per particolari impegni la procura ordinaria trasmette in ritardo ad altro organo d'accusa gli atti, questo ritardo di una struttura che sostanzialmente è una struttura inquirente non può poi ricadere e farne pagare gli effetti ai difensori. Pertanto io confido che lei mi consenta di discutere in un altro giorno in modo tale che posso integrare, perché non sono abituato ad annoiare, perché siccome mi hanno insegnato, come diceva Calamandrei, il bravo avvocato è quello che non annoia i giudici, è quello che parla lo stretto necessario, io ho voluto scrivere, però nel momento in cui non mi si dà la possibilità di scrivere con riferimento a prove documentali e prove captative rilevanti, innegabilmente lo devo rappresentare al collegio. Vale la distinzione che abbiamo fatto in premessa, Presidente, cioè le istanze di rinvio sono di due tipi e vanno tenute appunto debitamente distinte. Per quanto riguarda le istanze di rinvio fondate su una presunta menomazione del diritto di difesa, è ovvio che ci dobbiamo rimettere alla valutazione del Tribunale, fermo restando che sarebbe motivo di sospensione, questo sì, dei termini di fase 90 giorni. Presidente, mi permette solo di rappresentarmi che se ha un senso concedere agli accusati, deferiti e agli avvocati di ricevere l'avviso per la partecipazione all'udienza un congruo lasso di tempo prima, nel momento in cui non si dà la possibilità poi ai difensori di conoscere quegli atti un congruo numero di giorni prima, ovviamente viene violato il principio cardine. Presidente, solo per una precisazione, mi sembra evidente ma è sempre meglio farla visto che siamo in una sede formale. Ovviamente questo tipo di istanza e il rinvio del quale dovrebbe beneficiare chi appunto la presenta dovrebbe poi coinvolgere tutti gli altri, quindi sarebbe bene che se si decidesse di operare un rinvio in questi termini nei confronti di tutti, tutte le parti presenti un'istanza specifica in questo senso. Per la verità, insomma, non riguarda che il collega di Bologna, che è stato bravissimo a riuscire a leggere in pochissimo tempo gli atti, non si oppone, questo non impedisce. Cioè io la posso vedere diversamente perché non ho avuto la possibilità di studiare. Ma questo è un compito del tribunale, non si deve accavallare sulla decisione del tribunale, anche con riferimento alla sospensione. Avvocato, scusi, intanto sto parlando io, come l'ho ascoltata pazientemente, mi deve pazientemente ascoltare. Non è mia intenzione, non è un tantipetto, Presidente, e infatti è proprio questo che stavo chiedendo, Presidente, che non ci fossero interventi in sovrapposizione.
Non mi stavo affatto sovrapponendo, e mai me ne guarderei bene al farlo ovviamente, alle decisioni del Tribunale. Ho detto al primo momento che ci rimettiamo su questo punto alla Commissione. Faccio sommessamente osservare che, siccome la sospensione dei termini dipende da un'istanza specifica delle difese o del singolo imputato, è chiaro che questa valutazione dovrà essere fatta con riferimento alle singole posizioni, perché ci potrebbero essere soggetti che non vogliono beneficiare e che non chiedono comunque di beneficiare di questo istanza. Sì, se posso, visto che sono stato tirato in causa, mi potrebbe servire: il sottoscritto non chiede questo termine, ma se questo termine viene dato, lo serve, perché ciò che il tribunale decide è questo. Non è che può essere stanziato. Ci rimettiamo al lavoro. Lasciate il nostro era giusto precisare che non voleva fare. No, quello vale come regola. Lo subisce più che lo tanto per il cambiamento di linea di difesa, non siamo nel processo penale, il cambiamento di linea di difesa comporta la condanna alla massima prima del vincolato. Per il difensore. Il difensore è preso a scala. Va bene, andiamo avanti. No, dicevo io all'esito di questa mia richiesta di rinvio, il tribunale prendiamo atto sicuramente. No, perché poi non ho concluso nel merito, perciò dicevo nella ragazza. Nel merito mi permette. Io poche considerazioni, Presidente. Credo che ci sia il rischio, almeno ascoltando i rappresentanti dell'accusa, di confondere l'illecito penale con l'illecito sportivo. Qui occorre innanzitutto verificare quali sarebbero gli elementi, le spie che dimostrerebbero, indizi gravi, precisi e concordanti, che le due partite siano state alterate. Non vi è nessun elemento sul punto, non vi è nessuna azione sospetta, addirittura non sono stati neppure discussi i calciatori della Regina, né colui che avrebbe agevolato il gol, Peccarisi, dal filmato prodotto agli atti risulta che lo abbia agevolato. Quindi le partite non sono combinate, addirittura anche nelle dichiarazioni con la... no, sono finito, due minuti Presidente, le dichiarazioni di Fini. C'è una grossa differenza tra la trascrizione riassuntiva, tra la verbalizzazione riassuntiva e quella integrale. Leggendo quella integrale, anche lo stesso Vini afferma che lui ritiene che le partite non sono state truccate, ma che Millesi abbia millantato. Bene, se Millesi ha millantato, incide con riferimento all'illecito sportivo per il quale procediamo? Personalmente ritengo di no. Valuterà poi il tribunale tutte le altre considerazioni da me indicate nella memoria, anche se mi auguro, non posso che concludere nel seguente modo: mi dia la possibilità di interloquire con riferimento alla corposa attività documentale che è stata versata in atti. Quindi chiedo, mi riporta le richieste indicate nella memoria, così è più semplice. Peccarisi non sì, Presidente, per quanto riguarda la posizione di Peccarisi, anche in questo caso ci riportiamo al riferimento e dobbiamo solamente far notare, in relazione alla memoria difensiva, che le dichiarazioni di Antonio Accursio sono assolutamente riscontrate da quelle di Pini e in buona sostanza la credibilità dei due non può a nostro avviso essere messa in dubbio. Per il resto, come dicevo, ci riportiamo al riferimento. La sanzione per Peccarisi a cui viene addebitato il solo illecito sportivo, 3 anni di squalifica e 50.000 euro di ammenda. Visto che ti è giunta la questione preliminare, Presidente, non potrò che sborderla anch'io. Tra l'altro, in relazione alla posizione di Peccarisi, gli atti di integrazione li ho ricevuti non dalla Procura, ma dallo stesso Tribunale, dopo che avevo depositato la memoria difensiva. Quindi è ancora più. Lei fa istanza,
preliminarmente. Nel merito, devo rilevare che proprio mi stupisce il riferimento fatto dal procuratore in merito alla posizione di Pecarisi, quindi il richiamo alla dichiarazione da curso. Io ho sviluppato come meglio potuto ieri sulla inattendibilità intrinseca del collaboratore. Mi stupisce che venga richiamata proprio la dichiarazione del Pini come riscontro di quella della Corso, e si ritiene che il Pini evidentemente sia quell'elemento che riesce evidentemente ad avere un'importanza tale da consentire l'integrazione della dichiarazione della Corso. L'ho sentito citare anche per la posizione di Carini e per la posizione di Izzo, evidentemente si attribuisce a Pini, io ho volte le valutazioni per cui ritengo che devono essere valutate con grande prudenza le dichiarazioni di Pini, per le ragioni che sono state anche illustrate dal collega De Rezzis. In ogni caso, se questo ruolo che si vuole attribuire ai Pini, cioè se si ritiene che le dichiarazioni siano assolutamente attendibili, tale da assurgere al riscontro di quelle del collaboratore Corso, lo devono essere anche nella parte in cui lo stesso chiarisce come debba essere interpretato il derelatto richiamato da Corso. E sappiamo che per la posizione di Pecarisi c'è solamente questo riferimento a altre dichiarazioni di Millesi, che è assolutamente una dichiarazione anche molto breve, si tratta di due battute quelle svolte da Corso. Il Pini ci riferisce con dovizia di particolari, in un modo estremamente circostanziato, come si debba interpretare quel derelatto. Si dice che si è inventato questa cosa, che il gol era casualissimo, non voluto assolutamente, Pecarisi non ha mai stato mai visto, mai parlato, mai conosciuto, esclude qualsivoglia responsabilità del Pecarisi, addirittura ritenendo che non ci sia appunto stato alcun illecito da parte del Pecarisi. Addirittura si spinge a dire Pini, quel povero Pecarisi per me non sa proprio nulla. La dichiarazione non è una dichiarazione semplicemente di millanteria come per l'altro riferimento che viene fatto per l'altro incontro. Pini in questo caso dà degli ulteriori elementi, si sofferma, come potrete vedere dalla trascrizione integrale, si sofferma a lungo su questa interpretazione, dando anche una sua interpretazione di come debba essere il motivo per cui si è stato indicato proprio Pecarisi e non altri giocatori. Quindi le conclusioni sono ovviamente quelle già rassegnate alla memoria, oltre all'eccezione preliminare integrale procedimento. Posso una replica telegrafica? Veramente telegrafica. Una cosa è quando Pini riferisce fatti che ha preso direttamente, ai quali ha partecipato, e una cosa è quando Pini vuole rappresentare alla procura delle sue sensazioni, vale a dire la parte finale della sua deposizione, nella quale lui dice che secondo lui Millesi millantava e quindi Pecarisi non avrebbe alterato il risultato, è una sua impressione. Il resto sono fatti riscontrati. Presidente, proprio su questo punto, proprio su questo punto devo dire che la dichiarazione. Beh, ovvia però errata, perché le circostanze. Le circostanze sono proprio la caratteristica del piatto del Pini, se vogliamo attribuire questa credibilità, è che riferisce non del relato, ma di cose che ha direttamente visto, sentito, i messaggi li mandava direttamente lui, addirittura si parla di un cellulare attraverso cui a Corso parlava, quindi più personalmente di così non si tratta di dichiarazioni del relato. Pini Luca. Il presidente non
giunta che abbia depositato memoria, quindi nulla abbiamo da aggiungere a quanto già argomentato dalle preliminari. Sì. La memoria è manchevole e ingiustificabile. Anzi, anche la richiesta del quale. Sì. Allora, per quanto riguarda Bini, l'associazione comporta una squalifica di 5 anni più preclusione, l'illecito aggravato 8 mesi di squalifica e 10.000 di aumento, 6 mesi di squalifica e 10.000 di aumento, il secondo illecito 6 mesi e 10.000 di aumento, per un totale di 5 anni più preclusione, oltre un anno di squalifica e 20.000 di aumento. Io sono veramente telegrafico, anche perché acquista la posizione del PIN, una posizione nuova, oggi comunque è presente qui davanti a voi. PIN racconta la sua verità, una verità che per qualcuno può essere scomoda, però in New York non lo è. PIN racconta ciò che è avvenuto ai suoi occhi. Per quanto attiene, ed è giusto il collega De Renzis che fa una differenziazione tra illecito penale e illecito sportivo, il fatto che PIN attualmente sia ancora in regione di domiciliari, arresto domiciliari, è una scelta tecnicamente difensiva a cui non corrisponde la respirazione. Per quanto riguarda il punto di PIN, pena sportiva, se così possiamo chiamarla, io mi sento sanzione sportiva, mi limito a fare un discorso. Va bene, grazie. Anche in questo caso c'è l'eccezione relativa rispetto dei termini e in ogni caso noi sosteniamo che nel rimontarci al riferimento che l'evoluzione dei fatti rappresentata tanto dal PIN quanto dal concorso abbia riscontri obiettivi in atti. E in particolare vorremmo richiamare quel controllo di polizia che è stato fatto alle ore 16.30 del 18 aprile 2014, proprio quindi in epoca sospetta, allorquando Izzo e Pisacane a bordo della Vespa del Pisacane sono stati fermati e identificati nel quartiere dove risiedeva la Cuccia, a pochi metri dal circolo dove poi lo hanno incontrato. Quindi per quanto riguarda Pisacane noi concludiamo trattandosi di una omessa denuncia per una squalifica di 6 mesi e l'ammenda di euro 30. Sì, io sono velocissimo. Abbiamo fatto il 6 marzo, mi devo fare copia sto punto. Riporto alle posizioni formulate e le ritengo con sempre maggior convinzione di questa sede. E sulla fondatezza di questo atto di riferimento, effettivamente nel caso di specie, ritengo che balzi agli occhi di tutti quella che è un'anomalia sostanziale, reale, che vada ben evidenziata. Al di là del fatto che l'incontro di cui ha fatto cenno il sostituto procuratore federale è tanto importante che dagli atti di polizia giudiziaria e dello stesso atto di riferimento è indicata una espressione, ma non vi è certezza, quindi parliamo dell'unico addebito che viene contestato al Pisacane di cui non vi è certezza, non lo dice la procura, non lo dice questa difesa, ma lo afferma con convinzione la procura federale nell'atto di riferimento. Quindi io devo difendere un soggetto nei cui confronti del quale viene addebitata un'accusa gravissima, perché l'ho messa a denuncia, rimane un'accusa gravissima sufficiente per distruggere la carriera di un ragazzo che a 30 anni è arrivato a giocare in Serie A con tanti sacrifici, superando ostacoli di ogni genere e natura, anche di vita, e poi si deve difendere in questa sede. Non dimentichiamo, ma lo dico solo a titolo di cronaca, che questo ragazzo è stato un orgoglio dell'Italia e ha ricevuto tutti i premi nazionali ed internazionali. Risulta che negli ultimi tempi sono stato nominato anche per il premio Nobel,
perché è stato capace di denunciare, unico in Italia, un illecito sportivo, l'unico negli ultimi 10 anni, insieme a Fratelli. Questo è il soggetto in cui, nei cui confronti, viene addebitato una messa di luce per l'unica circostanza di cui non vi è certezza. Mi ritengo del merito, mi riporto a delle memorie, ma ritengo che questo sia un caso di proscioglimento senza discussioni. Presidente, sul professor Presidente Laccone è soltanto un breve intervento. All'avviso dell'ufficio si è un riscontro fondamentale che consente di tenere provata la responsabilità disciplinare scritta al Presidente Laccone, però sia che poi effettivamente il Millesi è stato allontanato dalla società e dunque la versione dei fatti riportata dal Vini del relato rispetto alle dichiarazioni del Millesi assolutamente non soffre di alcun tipo di scasia rispetto a quello che dovrebbe essere effettivamente successo, quando non vi è alcuna ragione per cui il Millesi avrebbe dovuto riferire al PIN una circostanza così tra l'altro complessa, quale la Rini che denuncia il fatto al Presidente, il Presidente lo convoca e lo allontana, cosa che poi, ripeto, è effettivamente avvenuta, quindi costruisce un riscontro logico attuale assolutamente insuperabile, e non vi è ragione per cui il Vini abbia dovuto riferire davanti alla Corte di Giustizia una circostanza non veritica, tenuto conto che già la sua collaborazione era stata ampia su tutti gli aspetti di rilevanza penale, e aggiungere una circostanza che tra l'altro non sarebbe stata penalmente rilevante non avrebbe avuto alcun senso in termini di collaborazione. In questo senso l'ufficio quindi non può che riportarsi all'atto di deferimento, insiste per l'accoglimento dello stesso e come criterio sanzionatorio applichiamo quello che anche in precedenti casi abbiamo applicato quando si tratta di soggetti con posizione apicale, quindi in questo senso per differenziare la posizione di un presidente da quella dei tesserati chiediamo la sanzione del servizio di mesi 9 e dell'ammenda di euro 45.000. Sì, Presidente, mi fa specie che nella dita argomentazione dell'accusa oggi sia uscito un riscontro alle dichiarazioni di Ghibini, perché nell'atto di riferimento la Procura federale ritiene che la regola di valutazione del materiale probatorio debba essere valutata con questo eccellentissimo tribunale alla luce dell'articolo 192,3 del codice di procedura penale, e mi aspettavo oggi, visto che nell'atto di riferimento non ve tratta, che la procura portasse tutta una serie di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie, attenzioni, del relato rese da Pini Luca, per cui avrei detto vabbè, a questo punto alzo le mani. Invece mi ritrovo come unica circostanza, quindi come unico elemento di riscontro a fronte della regola di giudizio del 192,3, che Millesi poi risulta essere effettivamente allontanato dalla squadra. Ma Millesi non viene allontanato dalla squadra, Millesi ha fine contratto, ha scaduto contratto e quindi va via in maniera naturale, non viene allontanato. Il fatto che poi Pini dica Millesi è stato sbattuto fuori dalla squadra da Walter Taccone, il quale gli ha consentito di rimanere in panchina, per me questo fa ridere. Cioè, come si fa a mettere fuori rosa un giocatore e poi consentirgli di stare in panchina? È assurdo questo. Oh, allora, conoscendo Walter Taccone, che è un presidente vulcanico, Walter Taccone si sarebbe mangiato Millesi a colazione, B avrebbe denunciato illecito alla Procura federale, e ci poi lascio all'immaginazione le altre conseguenze. Nella mia memoria 11 pagine come 11 giocatori sul campo, Presidente, perché oggi io sono nella duplice veste di difensore di Walter Taccone e di tifoso dell'USM. Io ho assistito alle partite della Avellino in Serie A, quindi in questo momento metto cuore e intelletto in questa difesa, e ritengo che Walter Taccone vada prosciolto perché non vi è un elemento di riscontro che possa dare credito
a P di Luca, e abbiamo dimostrato addirittura nella memoria che voi avrete sicuramente letto e che rileggerete nella Camera di Consiglio, che P di Luca ha detto tutta una serie di falsità, e l'abbiamo dimostrato per tablas, ivi comprese le dichiarazioni del giocatore Calabino. Quindi in prima battuta chiedo il proscioglimento e in via meramente gradata per stupro professionale che la pena venga ridotta al minimo, considerando che per la partita Modena-Avellino l'Avellino è uscito sconfitto dalla... Presidente, perdoni veramente 10 secondi, per quanto attiene alla circostanza che in mesi è la scadenza di contratto, dalla documentazione depositata dalla società Avellino risulta per Tablas che lo stesso dal momento in poi fosse sempre impermesso anche sugli allenamenti, quindi non c'entra nulla alla fine del contatto, perché dalla gara alla fine del contatto decorre un mese e circa 20 giorni. È falso, perché Milesi gioca in panchina l'ultima partita oggetto di contestazione, che è Avellino Regina, quindi mi meraviglio di questa circostanza. Va bene, grazie. Sono tre punti di penalizzazione e 2.000 euro. Chiaramente essendo la responsabilità in parte diventa molto oggettiva, non possiamo riportarci a tutte le deduzioni relative ai desiderati della società medesima, e concludiamo in questo senso. Specifico sempre per ogni singola violazione qual è la richiesta sanzionatoria e poi dire la complessiva. Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva, per l'associazione ex articolo 9 CGS euro 50.000 di ammenda. Per quanto attiene alla responsabilità diretta per la messa denuncia del Presidente, anche in questo caso c'è una parametrazione relativa alla posizione apicale del soggetto in questione, è di 45.000 di ammenda. Per la responsabilità oggettiva per il primo illecito aggravato con pluralità di soggetti coinvolti, applicando i principi che ho detto risultati in una recente decisione, sempre in tema di illeciti sportivi, ha applicato, vi sono 4 punti con la riduzione di 1 per il risultato favorevole conseguito nella gara, quindi 3 punti per la notazione. Per la responsabilità oggettiva per l'omessa denuncia invece di 4 tesserati, sempre parametrando in relazione alla presenza dei 4 tesserati, 45.000 euro di ammenda, quindi 30.000 per la prima e altri 5.000 per gli altri 3 tesserati coinvolti. E per la responsabilità oggettiva per il secondo illecito aggravato con pluralità di soggetti coinvolti, però stavolta un risultato più favorevole, permangono i 4 punti di penalizzazione. E complessivamente comunque chiediamo l'irrogazione della seguente sanzione: 7 punti di penalizzazione ed euro 140.000 di ammenda. La difesa del Bambino. Io ritengo che, per quanto esposto brillantemente dai colleghi, in particolare l'avvocato De Lenzis per la posizione di Armando Rizzo, tutti i detriti tesserati della società di Lino debbano essere prosciolti dall'accusa di illecito sportivo. È stata rimarcata da tutti i colleghi la circostanza per la quale non esiste alcun fondamento probatorio sulle accuse. Sono state smantellate punto su punto tutte le accuse poste nei confronti dei tesserati dell'Avellino. Per cui la richiesta formulata dalla Procura Federale effettivamente diventa incomprensibile e inconcepibile. Pensate che la società nei cui confronti viene chiesta una pena di 7 punti di penalizzazione, significa retrocessione certa, per qual motivo? Perché alcune tesserate, ripeto, che ritengo debbano essere prosciolte, avrebbero posto in essere atti per una gara contro la stessa società.
diventa veramente inconcepibile ed incontrollabile questo di noi del concetto. Noi abbiamo sempre accolto il principio della responsabilità oggettiva come principio fondamentale in questo diritto dello sport, ma mai come in questa circostanza, mai come in questa occasione, ritengo che nessun punto di penalizzazione possa essere erogato all'Atletico per due gare, di cui una perduta e un'altra vinta, addirittura con l'aggravamento della pena nei confronti di chi? Di una squadra che ha mandato in campo la compagine della primavera. E questo, secondo la Curva Federale, comporta quindi un'inasprimento. Io ritengo che, come hanno brillantemente esposto e argomentato tutti i colleghi che hanno difeso le posizioni dei tesserati dell'Avellino, che non vi sia alcun tipo di addebito sostanziale nei confronti dei tesserati. Ma se sanzione deve essere irrogata, io devo fare un passaggio, una lettura semplicissima. Ripeto, i colleghi hanno dimostrato che né il signor P né il signor Accurso sono attendibili, però un passaggio della registrazione dell'interrogatorio di Luca Pini a pagina 75 si tengo vada messi in evidenza per capire che cos'è la risposta oggettiva. Però questa è la sola cosa, velocissimo. Che cosa diceva Millesi? Io se potessi fare qualcosa contro l'Avellino lo faccio, perché io odio l'Avellino, perché in questo momento, essendo a fine contratto, non mi fanno giocare nella squadra. E se devo recuperare qualche soldo, lo faccio volentieri nei confronti della società che mi è tanto antipatica in questo momento. La dichiarazione di Accurso è inattendibile, però questo è il parametro per cui la Procura Federale oggi in questa sede viene a chiedere la retrocessione, che sappiamo che significa di fatto dalla sede B alle Capro, la morte anche economica e finanziaria della società. Quindi mi riporto alle memorie della sede. Benissimo, grazie. Vorrei chiedere adesso a tutti gli avvocati, se non lo abbiano fatto, chi intende avvalersi del rinvio per violazione del diritto di rimpiego. Io Presidente. No, io non l'ho già fatto, no? Sì, non l'ho fatto, già fatto. Ah, ok. Va bene? Chi non l'ha fatto? Abbiamo se fatto la richiesta di rinvio per quanto riguarda la nota questione, sì, sì, dei interventi. Io ti domandavo chi non avesse fatto quella per la violazione del diritto di difesa in merito alla integrazione ovviamente fatta dalla comunità e intendesse farla ma la facesse presentare. La difesa di Izzo si dimentica. La nostra tutte le nostre votazioni la forma noi sui termini di difesa che l'abbiamo fatta minimamente al tribunale, no? Sì, no, nel senso che io ritengo che la mia posizione, se anche non lo chiedo, mi debba essere stracciata. Poi no, quindi per tutte le la sta chiedendo per non essere stracciata.
per rispetto del vostro lavoro, lo dico perché dovrei essere frainteso, per rispetto vostro. Presidente, io sono pragmatico come lei, giusto perché per tutte le posizioni del nostro studio noi lo affrontiamo. Presidente, per alcune volte non c'è nessuna richiesta perché il Presidente ha premura di uscire da questo incubo. Per la verità. Avvocato Chiacchio, novità importante che è arrivata con questo rinvio, perché dietro a questo rinvio ci sono due eccezioni, se abbiamo capito bene, una accolta e l'altra per la quale invece ci si è riservati, ma che potrebbe appunto riservare sorprese. Ma io con la riservatezza che contraddistingue il mio operato, avevo riferito a tutti voi che siete venuti in massa, voi della stampa irpina, a cui devo fare in ogni caso i complimenti per l'attaccamento in una materia molto tecnica, avevo riferito che poteva esserci qualche sorpresa. Oggi devo dire che meglio non poteva andare, perché innanzitutto sappiamo qual è la richiesta della Procura federale e su questa richiesta possiamo impostare le difese sul quantum della richiesta. Poi abbiamo fatto noi come studio due eccezioni preliminari. Uno, della violazione del contraddittorio, che è stata accolta in pieno, perché alcuni atti sono stati inviati il giorno stesso in cui venivano dichiarati chiusi i termini per le difese. Un'altra, che è un'eccezione molto importante, perché riguarda la perentorietà dei termini procedurali. Tra qualche giorno il Collegio di Garanzia si pronuncerà in via definitiva sulla valutazione dei termini perentori, dovendo fare step dopo step, è inutile fare voli pindarici. Questa sentenza potrebbe cadere a piombo sulla nostra. Dico potrebbe perché oggi la Procura federale, composta dal CES, i professionisti, che sono bravissimi, hanno esposto che questo caso è diverso da quegli altri, dagli altri in trattazione dinanzi al Collegio di Garanzia del Core. Ma io mi auguro che dovremo tornare il 7 aprile a discutere se questo caso è identico o meno a quelli in trattazione dal Collegio di Garanzia del Core dell'8 marzo. Ci sono tante strade aperte, era un processo difficilissimo, non dimentichiamo che abbiamo due tesserati nei cui confronti è stata chiesta una pena più grave della radiazione, un tesserato per il quale è stato chiesto la pena dell'illecito sportivo 3 anni, oltre ammenda. Ci sono due gare incriminate, non è una posizione allegra, ma penso che stiamo facendo del nostro meglio e oggi è una giornata positiva. Che poi qualcuno sperava che l'Avellino uscisse indenne in 4 battute da un processo di questa serietà, che è stato avviato dalle indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli, questo vuol dire che era fuori strada chi pensava questo. Piano piano avremo il miglior risultato possibile, non mi chiedete qual è. Oggi per voi è stata una giornata importante perché avete per la prima volta visto da vicino che cosa significa affrontare un processo per illecito sportivo. Io mi auguro, anzi sono sicuro, di ottenere il miglior risultato possibile. Avvocato, secondo la sua esperienza, ovviamente non possiamo fare delle previsioni, però il 7 aprile la richiesta della Procura potrebbe essere la stessa, identica di quella odierna? Io ritengo che deve essere la stessa, perché gli atti sono questi, e quindi non potrà assolutamente essere modificata.
dopo una giornata snervante, così ci permetta questa battuta, molte ad Avellino, tanti tifosi l'hanno già paragonata ad Ardemani, il bomber, il nuovo bomber dell'Avellino. Ma questo mi nobilita, perché apprezzare un lavoro di un professionista con tanti sacrifici, lo posso assicurare, perché veramente io mi sono dedicato quasi un anno intero all'Avellino e Tesserati. Con queste 5 difese di oggi siamo a 38 difese in un anno e 2 mesi, ritengo che sia quasi un record. Quindi io mi considero oggi un figlio di questa terra che fa di tutto per garantire all'Avellino, ai suoi tifosi, a tutti coloro ai quali sono a cuore le sorti del glorioso club irpino il miglior risultato possibile. Non mi chiedete qual è, perché come vi siete resi conto è un lavoro duro, improbo, composto da tanti piccoli passi. Oggi è stata una giornata importante per me, ne usciamo bene con il miglior risultato possibile, perché pensate solo che Nando potremo difenderci dalla richiesta e possiamo dire in tutte le maniere che 7 punti sono tanti, anche ammesso e non concesso che siano condannati i nostri tesserati. Fino a stamattina non potevamo farlo, che non sapevamo qual era la richiesta, giusto? Questo per fare un argomento spicciolo. Per quelli tecnici, voi forse avete imparato, avete appreso, avete migliorato i vostri orizzonti culturali in questa peculiarissima materia. Mi auguro che non ne affronterete più di questi processi, ma io sono qui anche per cercare di trasmettere qualcosa di mio a voi, e voi che avete il duro compito di trasmettere fatti tanto tecnici ai tanti appassionati che ci seguono e vi seguono. Quindi il mio è un dovere. Io mi sento orgoglioso e nobilitato di poter partecipare alle fortune di questa società e di tutto il panorama calcistico avellinese. Sì, naturalmente aspettiamo, siamo fiduciosi nella giustizia sportiva. La Procura ha fatto il suo lavoro, ha fatto le sue richieste, ma noi siamo assolutamente convinti delle difese che abbiamo messo in atto, e quindi attenderemo con fiducia il responso, ma siamo abbastanza sereni. Direttore, ecco, che lo chiedevamo anche al presidente Gubitosa, questa mazzata in termini di richiesta della Procura, secondo te può inficiare quello che è l'ambiente? Domani c'è una partita. Ma la squadra pensa soltanto al campo, con il mister ne avevamo parlato, e la squadra è concentrata solo ed esclusivamente sul terreno di gioco. Queste sono situazioni che ci occupiamo noi come società, e abbiamo sempre lasciato liberi la squadra da questi pensieri. Magari naturalmente può essere più coinvolto qualcuno che per cui la Procura ha chiesto la squalifica, questo magari certamente, perché è umano naturalmente questo, però per quanto riguarda il resto della squadra abbiamo cercato in tutti i modi di lasciarli fuori da questa situazione, anche perché, ripeto, è una cosa che spetta a noi come società difenderci, e siamo abbastanza fiduciosi in merito. Si riferisce ovviamente a Gigi Castaldo. A proposito di tesserati, tra gli ex tesserati c'era Armando Izzo, significativo è stato il suo abbraccio appunto con Armando Izzo. Ma con Armando ci siamo lasciati benissimo, ci sentiamo ancora, e gli ho augurato tutto il bene, perché alla fine ha avuto veramente sta diventando un calciatore di altissimo livello, e quindi si merita assolutamente di continuare ad altissimi livelli e di non subire questa mazzata, proprio per tutto quello che lui ha fatto nella vita. Per quanto riguarda Castaldo, Gigi è abbastanza sereno, è normale che qualche pensiero lui ce l'ha più rivolto naturalmente all'ambito sportivo, però cerchiamo di tenerlo su, almeno noi, e quindi di guardare avanti con ottimismo al campo, e poi vediamo la settimana prossima che cosa succede. Allora, chiariamo bene il concetto, Dino, come hai detto, che è una richiesta, e quindi c'è la Procura che ha fatto questa richiesta. Ovviamente noi abbiamo i nostri avvocati che hanno manifestato al meglio, anzi voglio fare i complimenti pubblicamente ai nostri legali per come hanno rappresentato tutta la realtà dei fatti, perché non hanno fatto altro che rappresentare la realtà.
Io devo dire la verità, io non mi aspettavo ad alcun punto, nel senso che leggendo tutti i documenti ero sicuramente preoccupato, però pensavo che da come poi anche gli altri avvocati hanno rappresentato le situazioni si poteva anche magari saltare direttamente questa fase iniziale. È una richiesta, ma io resto ancora fiducioso, soprattutto poi voi non so, avete assistito anche come si comportavano i giudici, eccetera. Quindi da come hanno più o meno preso un po' la questione, io sono ancora fiducioso, ho una grande fiducia in queste persone che ho visto oggi in quell'aula, quindi sono convinto che possiamo uscire quasi indenni da questa situazione. È una richiesta e quindi adesso vediamo quale sarà la decisione finale. Ecco Presidente, questa richiesta non dovrà assolutamente scalfire l'entusiasmo che si respira in Irpinia in questo momento per i risultati sportivi sul campo. Ovviamente l'augurio è domani di fare bottino pieno con il Perugia. Domenico, noi ci salviamo, faremo un bel campionato nonostante questa penalizzazione che potrebbe arrivare, perché ripeto che questa è una richiesta che hanno fatto, quindi non deve scalfire niente, i giocatori sono carichi, domani saremo in campo a riprenderci i 3 punti anche domani e nonostante tutto supereremo quest'anno di turbolento, ne abbiamo passate tante, a volte è così, le questioni si mettono tutte insieme. Io sono un po' abbattuto, nel senso che Dino prima chiedeva qual è stata la reazione a quei 7 punti, è brutta, molto molto brutta, cioè vedere un meno 7 su quel documento, io l'ho intravisto sulla scrivania già prima che leggessero la documentazione, è stato brutto, però noi ci salviamo. Salvezza acquisita, Michele Cubitosa cosa fa? Michele Cubitosa, salvezza acquisita, riflette, perché ragazzi è veramente... È complicato veramente tenere a che fare, è un mondo che forse è molto complicato, però la città può avere la mia parola che io non mollo fino a che non saremo tutti quanti al sicuro, poi dopo si vedrà, perché sono veramente molto molto abbattuto, poi me lo chiedi in questo momento dove quando ho sentito i 7 punti volevo quasi ribaltare la scrivania, ma l'avvocato Chiacchio giustamente diceva attenzione che è una richiesta, ce la caveremo con nulla, quindi diciamo restiamo ancora sereni, però la realtà è che è difficile, ma dobbiamo difendere il lupo dal ponte. Ma io me l'aspettavo, perché poi Ciccio Millesi rappresenta l'elemento centrale di questa inchiesta. Sono richieste che provengono dall'accusa. Intanto oggi la difesa già ha portato a casa un risultato che è senz'altro positivo. Io personalmente sono state formulate varie eccezioni preliminari. Io ne ho affrontata una, che è la seguente: siccome la Procura Federale Sportiva ha versato in atti soltanto un giorno prima della scadenza del termine per depositare una memoria difensiva da parte della difesa una serie di atti particolarmente importanti, in buona sostanza sono delle nuove intercettazioni telefoniche che hanno scoperto successivamente, dei nuovi interrogatori e soprattutto l'analisi delle scommesse fatte. Come voi ben sapete, io avevo depositato una memoria già alla Procura Federale, con la quale segnalavo che in questa inchiesta non c'era neppure la prova che i camorristi avessero effettivamente scommesso quelle consistenti somme di denaro. Secondo il pentito avrebbero scommesso in 2 occasioni 400.000 euro per volta, quindi per un totale di 800.000 euro. Bene, in queste nuove acquisizioni, a cui la Procura Federale credo che sia stata quasi costretta dalla argomentazione indicata nella mia memoria difensiva, e che sono state acquisite soltanto di recente, mi è sembrato di capire che in una delle partite, a differenza di quanto hanno sostenuto i pentiti, anziché scommettersi 400.000 euro avrebbero scommesso soltanto 44.000 euro. Pertanto questa nuova acquisizione investigativa innegabilmente, a mio avviso, indebolisce il teorema accusatorio. Io sin dall'inizio ho riferito: non c'è nessun illecito sportivo qui, delle due l'una, o ha millantato Pini con i camorristi o ha millantato Millesi con Pini facendo capire che lui poteva alterare le partite dell'Avellino.
la partita Modena-Avellino e quella Avellino-Regina sono entrambe partite che si sono svolte regolarmente. Avvocato, da Irpino ha difeso ovviamente la posizione di Millesi, ma ha difeso anche la posizione dell'Avellino. Guardi, la difesa di Millesi, nel caso in cui va in porto, innegabilmente porterà effetti positivi all'Avellino, alla società e al presidente Taccone. Se Millesi non ha alterato le partite, e vuol dire che non c'è illecito sportivo e vuol dire che la società non può rispondere di alcunché. Il dato importantissimo, e sono in camera di consiglio i giudici, è il seguente: in questo momento, se accogliere una richiesta formulata da me e anche da qualche altro collega, con la quale io personalmente ho segnalato la violazione del diritto di difesa, questi flussi delle partite che sono stati versati in atti pochi giorni fa devono essere attentamente valutati dalle difese, uno per uno, scommessa per scommessa. Solo dopo che la difesa ha avuto questa possibilità di verificare con attenzione le scommesse si potrà svolgere una discussione completa sui fatti di cui è causa. Vedremo se il Tribunale, come mi auguro e come spero, accoglierà questa richiesta di rinvio e concederà anche agli altri difensori, e la maggior parte che si sono associati a questa eccezione, il rinvio, e quindi ci riaggiorneremo di qui a pochi giorni. Le accuse sono gravi, e sono gravi in maniera strabiliante, perché se c'è un processo di calcio scommesse, io li ho fatti tutti, basato sul nulla, è questo. Qui abbiamo due soggetti che hanno tutto l'interesse a raccontare le robe secondo la loro, secondo il proprio interesse, secondo le proprie finalità. Addirittura Pini parla dopo aver letto tutte le carte, essendo agli arresti domiciliari, non si riscontrano mai. Ci sono dei particolari completamente inverosimili. Uno per tutti, il fatto che Millesi durante l'intervallo fosse col telefonino, le immagini Sky lo smentiscono, a parlare con questo accorso su come dovevano alterare la partita tramite Pecarisi. Quindi questo capoclan sanguinario, che avrebbe scommesso 400.000 euro per guadagnarne 60.000, e questa è una cosa che si verifica tutti i giorni, l'ha organizzata talmente bene che durante l'intervallo non è ancora in mezzo a una strada. Allora inizia a messaggiarsi con Millesi, il quale è in campo e invece di scaldarsi parla, quindi gli addetti alla Procura federale non si sono accorti di nulla. Allora viene chiesto: dov'è questo telefonino a Pini? Non ce l'ho più, dov'è? L'ho venduto, a chi? Non mi ricordo. Allora facciamo così, facciamo delle belle lettere anonime la prossima volta e fondiamo i processi sulle lettere anonime. Altro dato, i 400.000 euro puntati su Modena segna gol in casa sono smentiti dal fatto che gli atti documentali testimoniano come la dicitura Modena segna gol in casa abbia avuto un totale nazionale di 44.640 euro e non 400.000. Allora vedete, qui non c'è mai un riscontro. Ma la cosa più eclatante, a mio parere, è questa. Accurso dice che avevano, tra virgolette, agganciato Izzo alla Triestina, quando era un bambino e non contava nulla, per cercare di alterare le partite. Riscontro fattuale zero, cioè di questo viaggio non c'è un riscontro, non c'è un biglietto. Benissimo. Izzo viene da Avellino, molto comodo, tu non lo usi per 3 anni, lo tieni in frigorifero. Poi hai Pisacane che ti incontra e ti dice, sempre secondo accurso: era tanto tempo che volevo incontrare voi della Vinella Grassi, si possono alterare le partite? Gli chiedono: sì, mi metto a disposizione se non centriamo i playoff, ma non per i soldi, solo per fare un favore a voi. Quindi accurso ha Izzo e Pisacane a disposizione gratis. E invece inizia un corteggiamento tramite Pini, che ha conosciuto poco prima nelle partite di calcetto, a Millesi. Perché corteggiamento? Perché accurso, ripeto, capo sanguinario di un clan camorristico, dice testualmente: mio fratello era un po' timido nel chiedere a Millesi quanti soldi voleva per alterare le partite. Bene, se noi vogliamo dare 6 anni a un giocatore della nazionale, ma un giocatore anche dell'interregionale, su questa roba qui, allora dopo chiudiamo e andiamo tutti a casa. Avvocato, significativa la presenza di Armando quest'oggi in aula, al suo fianco lo vediamo qui adesso con il direttore generale dell'Avellino Massimiliano Taccone, c'è stato un bellissimo abbraccio, lei ha sottolineato proprio da un punto di vista personale, così si rischia davvero di stroncare la carriera ad un calciatore in ascesa che sta per vestire la maglia della nazionale italiana. E di stroncare ancora più la vita, perché Izzo ha 2 bambine, ha una moglie. Ecco, vedete, il problema grave che bisogna risolvere una volta per tutte
è che davanti alla giustizia sportiva la Procura federale, come ha ben scritto oggi la Gazzetta dello Sport, la Procura federale è una parte. Non può essere lei a decidere chi va a processo, è come se i carabinieri che indagano 6 mesi su di lei per raccogliere prove e poi sono loro che dicono tu vai a processo. Ci vuole un organo terzo a cui la Procura federale e le difese presentino tutte quante le documentazioni e in 10-15 giorni, i tempi ci sono, decide chi va a processo o no, perché tutto questo che Izzo sta vivendo è una tragedia. Non è tanto il fatto che gioca male nell'ultimo mese o non gioca ai suoi livelli. Il problema di quello che comporta lui e alle persone che lui ama. Quindi, se noi vogliamo fare i processi del calcio scommesse su delle dichiarazioni di soggetti che non si riscontrano mai e che hanno tutto l'interesse a sgravare le loro posizioni, facciamolo, però poi facciamoci anche un esame di coscienza, tutti. Sì, io continuo a essere sereno, lo ero quando sono arrivato, oggi pomeriggio ve l'ho detto, continuo a essere sereno soprattutto dopo la richiesta della Procura federale in merito all'omessa denuncia del Presidente Taccone, soprattutto quando si sono limitati a dire che l'elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie di Luca Pini sia il fatto che Millesi a fine stagione sia andato via. E quella è una circostanza che risulta per tabulas, perché Millesi è in scadenza di contratto, per cui è andato via in maniera naturale, in maniera fisiologica e non perché qualcuno lo avesse messo alla porta. Io ritengo che se il Tribunale leggerà con serenità gli atti e le memorie non avremo alcun tipo di problema. Avvocato, la sua arringa è stata esemplare da un punto di vista professionale, ma è stata esemplare soprattutto da un punto di vista della passione per l'Avellino, perché davanti ai giudici ha detto sono tifoso dell'Avellino, ci metto il cuore e la passione. Sì, io ho detto oggi sono qui dinanzi al Tribunale in duplice veste, come legale del Presidente Taccone e come tifoso dell'Avellino. Io ho fatto tutta la Serie A da ragazzino con mio padre, andavo a vedere l'Avellino in Serie A, andavo a vedere Giovarì che girava intorno alla bandierina, Dirceu che tirava le punizioni da fuori area, quindi ho detto in questa difesa metto sia l'intelletto che il cuore.